Rassegna stampa di oggi, 18 giugno 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Intercettazioni, il procuratore antimafia De Rau dice chi ascolta non può valutarne la rilevanza. La riforma va rivista. Il rischio con la nuova legge è che una parte significativa delle registrazioni non venga considerata, ha detto il numero uno della DNA, partecipando a Bari alla conferenza stampa sul blitz contro i clan dei carabinieri del ROS. Un'indagine è cominciata nel 2016 che si basa fondamentalmente proprio sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. Rom, Salvini dice censimento dei Rom, dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è caos. Il capo del Viminale a Tele Lombardia dice i Rom italiani purtroppo te li deve tenere a casa, collaborerò con tutti i sindaci. Il PD dice incita all'odio, un'idea agghiacciante di stampo nazista. E lui risponde perché proposta shock? Penso ai bambini educati al furto e all'illegalità. Vertice Germania-Italia, Conte a Berlino tra i temi migranti, Eurozone e lavoro. Fondi Unione Europea per il reddito di cittadinanza. Secondo fonti del governo, il Premier arriverà a Berlino pronto ad aprire un altro fronte, chiedere fondi europei per affrontare il capitolo povertà, con un occhio attento ai minori. Intanto la cancelliera ha accettato la proposta di tregua dal ministro dell'Interno Schäuble. Se entro il vertice di fine giugno non dovessero raggiungersi accordi con i partner dell'Unione Europea, comincerebbero appunto i respingimenti di migranti ai confini, ma non saranno automatici, precisa il governo. Leader Di Maio dice che le piattaforme hanno accettato un tavolo di contrattazione per costruire un nuovo modello. Il ministro del Lavoro, dopo l'incontro con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a domicilio, dice ci sono due strade possibili, il decreto o un tavolo per arrivare forse al primo contratto nazionale della gig economy. Il numero uno di Foodora dice partiti con il piede giusto. Migranti, Fico dice se Orban non vuole le quote sia multato. Ridiscutere Dublino mettendo fuori le posizioni estreme. Presidente della Camera, intervenendo a margine di un convegno a Napoli, si è esposto sul tema immigrazione e ha criticato la linea del primo ministro ungherese, una posizione in contrasto con il leader del Carroccio, che su Tele Lombardia ha detto «Vedrò il Papa in settimana». Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz, Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.